gruppo della Lega Nord si stringe attorno ai familiari delle vittime del barbaro attacco in cui a Dhaka sono morti i nostri concittadini, anche se siamo ben consapevoli che non esistono parole in grado di consolare chi abbia perduto in modo tanto drammatico i propri cari e si è ora esposto alle tristi formalità legate al riconoscimento di corpi tanto straziati. Come politici spetta però a noi oggi anche un altro compito, che consiste nel capire cosa sia successo, quali ammaestramenti ne vadano tratti e di che cosa noi dobbiamo preparare. Abbiamo ascoltato in questi giorni la ricostruzione dell'accaduto da parte dei media, anche le modalità efferate con cui è stato eseguito l'eccidio, incredibili a qualsiasi persona di normale ragionevolezza. Ma la nostra impressione è che la gran parte dei commenti non abbiano colto il senso profondo di quanto è accaduto. A Dhaka non sono stati attaccati né l'Italia in quanto tale, né il Giappone in quanto tale, anche se vi è chi lo crede in buona fede. E non è neppure la consueta strage di cristiani che avviene quotidianamente e nel silenzio generale nel mondo. I nostri connazionali, noi tutti stiamo certamente soffrendo per quanto è successo, ma la strage di Dhaka non reca con sé alcuna speciale intimidazione per i cittadini del nostro paese. Per spaventarli e per condizionarci ci vorrebbe ben altro, come a Parigi o Bruxelles, qualcosa che colpisca le persone qualunque nella vita quotidiana di tutti i giorni. Non è questo il caso. Il Bangladesh è lontano e lontanissimo resta per il comune cittadino della strada. È successa invece un'altra cosa. Sono stati attaccati gli stranieri che investono in Bangladesh, al verosimile scopo di danneggiarne a medio-lungo termine l'economia, mentre si incentivano i reclutamenti delle organizzazioni di tipo jihadista che vogliono provocare il rovesciamento del governo locale. Da questa diagnosi dobbiamo discernere alcune conseguenze. La prima, il ministro degli esteri deve elevare in tempo reale il livello di sorveglianza ed allarme dove occorre, in modo tale da rendere più aderenti al vero le valutazioni di rischio e di minaccia concernenti ciascun paese dove si recano i nostri connazionali, da turisti o da investitori. La seconda, occorre mettere in preventivo delle conseguenze a casa nostra, qualora il tentativo di provocare un'insurrezione jihadista in Bangladesh abbia successo. Noi abbiamo infatti nel nostro paese una folta diaspora di bengalesi che ha finora fatto poco parlare di sé, ma che comincia ad accrescere la propria visibilità anche tramite il finanziamento della costruzione di madrasse e moschee. Una pare proprio qui a Roma. Dovremmo forse iniziare a considerare anche quella bengalese una minoranza a rischio. Meglio quindi alzare la guardia, prevenire è meglio che curare. La terza. Di fronte all'uso della violenza nei confronti dei nostri cittadini non è possibile conciliare un messaggio di determinazione e fermezza con le lacrime delle istituzioni. Occorre evitare di dare segnali di debolezza. E, signor Ministro, lei due volte nel corso del suo intervento ha parlato di terrorismo fondamentalista. Poteva aggiungere terrorismo fondamentalista islamico. Io non conosco al mondo un caso di terrorismo fondamentalista cristiano e questo deve essere chiaro e chiaro a tutti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, infine una sensazione, potrei sbagliarmi, ma la strage di Dhaka con le sue efferate modalità che oggi leggiamo su tutti i quotidiani non hanno colpito l'opinione pubblica italiana come forse ci si aspettava. C'è una sorta di assuefazione a questi accadimenti dell'opinione pubblica italiana e anche un'apatia da parte delle comunità islamiche che qui vivono, che meritano scuse, rispetto, solidarietà, ma che non hanno proferito parola per quanto è accaduto. Ecco, di questa apatia noi siamo molto preoccupati ed è un motivo in più per cui noi tutti quanti dobbiamo tenere ben alta la guardia.